oggi questa occasione è doppia, era per inaugurare la mostra del maestro Francesco Nastri di una parte e per festeggiare il 60° anniversario dell'indipendenza della Tunisia. Noi abbiamo voluto tramite questa mostra, che parla del mare e che ha sempre un background di mare, che il mare ha sempre unito e non ha mai condiviso. Non c'è altra via, bisogna fare in modo che ciascuno di noi possa crescere insieme ad altri, e la diversità è sempre stata in Sicilia un fattore di accrescimento, di ricchezza e di libertà. Quando in Sicilia abbiamo rinunciato alla libertà di professare religioni differenti, alla libertà di coltivare memoria e culture, abbiamo prodotto violenza, abbiamo promosso quella forma di inganno reciproco che poi ha assunto il nome di mafia. E allora il modo per liberarci dalla violenza e dalla sopraffazione è proprio questo: tornare in superficie e riconoscerci per quello che siamo. E io credo che in questo processo storico, che non è un'emergenza ma è un fatto epocale, ci può aiutare. Dunque grazie ai migranti, perché la Sicilia torna a colorarsi e a respirare. Ed è una mostra che ha ad oggetto l'opera di un artista poliedrico, versatile, che usa linguaggi differenti. A me incuriosisce moltissimo l'uso del colore, il fatto che a volte la narrazione del reale assuma caratteri simbolici, la citazione di periodi di fasi dell'arte contemporanea che vengono trattati e rinnovati. Insomma, Anastasi in questo è davvero straordinario. Mi piace il fatto che l'arte possa raccontare a tutti noi che quel che accade è un arricchimento, non un pericolo. Occasione per tornare ad affermare due questioni, due problemi, due temi: la presenza di stranieri nel nostro territorio, la presenza di cultura, di religione diversa rispetto alla nostra, che ben si addice alla nostra vocazione, vivere con la logica del rispetto. La seconda tematica, il secondo problema, detto tra virgolette, l'affidare all'arte il compito di lanciare straordinari messaggi. L'arte non ha muri, non ha ostacoli, l'arte ha tutti i colori del mondo e quindi ha tutte le culture del mondo. Qualunque sia la pagina di libro che abbiamo imparato a memoria, questa può essere strappata o rivalutata a seconda del colore che si usa. Noi abbiamo tutti i colori del mondo, tutti i colori legati alle tradizioni diverse dalla nostra, legate a religioni diverse dalla nostra, ma che qui convivono, e questa è una bella occasione. Partecipare a un momento lieto per il popolo tunisino è anche un dovere per la nostra città. 60 anni fa la Tunisia diventava indipendente e si candidava a diventare uno dei tanti popoli che si affacciano nel Mediterraneo, con l'augurio di raggiungere orizzonti luminosi.